Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova Let's Diamond. Siamo top con Camille post nerf, infatti questa è la patch 7.3 e siamo contro Poppy. Prima il matchup era così così, infatti Poppy diciamo che è uno dei counter di Camille. Però vabbè, che bello. Vabbè dai, è il primo game della giornata, quindi sarò un po' arrugginito. Come dicevo, Poppy dovrebbe essere un counter di Camille. Vediamo se domani mi stunni al muro. Beh, non così semplicemente. Vediamo se il nerf effettivamente ha portato Poppy a essere un counter o Camille rimane comunque fortissima. È stato nerfato praticamente tutto, dalla Q alla W alla E e alla Ultimate pure, perché non scompariva quando muore Camille e invece adesso lo fa. Adesso il protocollo Hextech si annulla. Noi comunque ce la farmiamo. Non importa. Non ci preoccupiamo, perché comunque siamo più forti come champion. Cioè, lei, vabbè, ha i suoi punti di forza in teamfight, noi nel piccare le persone. Vedremo, vedremo. No, dai, minion block. Niente. Ho paura di ingaggiarlo anche perché c'è Hecarim potrebbe gankarmi benissimo. E quindi ho paura che mi ganchi. Lei ha wardato. Red è andato, dice Giarvano. Ok, non sa perché ha flashato. Ha sbagliato, pingato il TP. Non si sa perché ha flashato, perché aveva la W, però ok. Ah, ha sbagliato. Abbiamo preso il flash a free, praticamente. Che non serviva assolutamente, raga. Dai, che flash era? Ah, sto missando tutti i CS. Eppure quello. Pensavo fosse il cannone. Ah, tutti ammissati. Karim è mid. Vabbè, abbiamo fatto un trade. Noi ci prenderemo il primo back. Ok, andiamo adesso. Ci prenderemo rubavita, perché Poppy soffre tantissimo il lifesteal, perché Poppy va di trade corti e quindi questa statistica la soffre. Noi lo sappiamo e ci compreremo lo scettro vampirico. Ah, ho sbagliato qua. Ma vabbè, non è un problema perché ci abbiamo. No, cazzo. Abbiamo rubavita, però non pensavo che mi stunnasse lì, merda. Me lo dovevo aspettare, era mid, cazzo. Molto probabilmente sarà ancora nel bush. Ha il flash. Karim ha il flash. Purtroppo quel cannone lo perdo perché c'è la pressure di Karim che potrebbe stare nel bush. Vabbè, lifestealiamo. Ah, preso. È perfetto, siamo di nuovo full vita praticamente. Quando siete come un top laner che magari non si builda lifesteal e volete recuperare vita, ricordatevi delle piante, che
Molte volte, cioè, praticamente se le scordano tutti perché hanno messo da poco, però le piante fanno un sacco. Ma magari una non vi rimanda full vita se ne avete tipo metà, però già due se ne avete metà vita vi rimandano full, sia di vita che di mana. Quindi noi la mezza frizziamo qui, magari, senza farla aggredire dalla torre, possibilmente, ok. Si è fatta la Sunfire, ovviamente. Ok. Ci prendiamo colpi del martello a free. Purtroppo ce l'ha mandata sotto torre, vabbè, dai. Come ho fatto a missare quel CS? Vabbè, avrà wardato, immagino. Immagino sia andata a wardare prima. Allora, Xerath a 2 e 1. Speriamo. What? Perché c'ha 18 CS? Ha 18 CS quel coso. Cioè, Ari. Ci ho provato a doggiarla. Con Poppy purtroppo è così. Vabbè, almeno abbiamo fatto sprecare la ulti. Noi possiamo tranquillamente tenerla qui perché abbiamo ruba vita, siamo pure la pozza. Jarvano avrebbe voluto gankare, ma c'era la pink che io non potevo togliere. O una ward, non so che c'era. Però qualcosa c'era. Jarvano, Jarvano. Mate. Vabbè, ma questa c'è sempre il flash. Che palle. Forse Jarvano dovrebbe venire un po' più spesso. Se viene dopo 5 minuti è normale che abbia il flash. Ma secondo me gli si è ricaricato in quel momento. Perché. Sto farmando un po' male. Però vabbè, è il primo game, dai. Il primo game c'è sempre quella scusante. Allora, ci prendiamo la Tiamat. Oppure no, aspetta. C'è Garim topside. Purtroppo mi sa che Xerath non l'ha visto. Arrivando top? No, non credo. No, sta mid. Io vorrei pushare questa e andare back. Non l'ho pushata abbastanza. Vabbè, non importa, dai. Lasciamo la wave a metà e andiamo back. E con la Tiamat è molto meglio. Anche se farebbe comodo anche. Farebbe comodo anche la. Come si chiama? La Shin. Ma vabbè. Ci facciamo la Tiamat. Questa missa. Ne pushiamo perché. Sicuramente sarà andata back anche lei. E quindi gliela buttiamo sotto torre, così deve tippare per forza. Allora. Botlane hanno 2-1. Stanno messi bene. Non ha tippato lei. Probabilmente c'è Garim, perché non mi ha mai tradeato. Boh. Mi sembra un po' strano. Però.
messo Sebastian sulla morte necessaria. Wow, recupero 22 con rubavita. No, 38 adesso. Ok. Vorrei guardare per un TP botlane, però non lo so, aia. Non so se è possibile, sono pushatissimi. Poi non hanno... Ah sì, ci hanno la ward messa adesso. Qui, questa è la ward di Jarvano. C'è un piccolo trade e ci andiamo. Cosa stanno invadendo? Janna sta invadendo Jarvan? Sembra un po' impossibile. Vuoi tippare per caso? Davanti a me. E dai. Vabbè. Siamo comunque 20 CS sopra a caso, perché non è successo niente. Flashato Karma, va bene. Non c'era Jarvano in posizione per counter gankare. Oh, ma che vuoi, minion de merda. Mi stava a menà. E io non gli avevo fatto niente. In genere non bisognerebbe tradare poppy sullo scudo, però noi siamo Akab. Cazzo, la ward l'hanno tolta. Peccato. Era una buona ward per un TP. Poppy sta guardando tantissimo per un TP. Lì, ho sbagliato. Ah, vabbè. Non è poi così grave. Ci refulleremo. Hanno preso lo Sian. Perché hanno killato Jarvano. Io purtroppo non posso ingaggiarlo, non posso fare niente. È morto anche mid. Proviamo, non lo so, urdiamo la giungla. Urdiamo lì. Cosa sta facendo? Perché sta pushando? Ho fatto la Q, ma non me l'ha fatta. Vabbè. Ah. Boom. Preso. Hecarim topside. Lo vedete tutti? Dove va Jarvan? Cosa sta facendo? Ma cosa vuole fare? Oh mio Dio. C'è anche Poppy, eh? Boh, non capisco. Lol. Comunque, col flash non si può vedere. Che cos'era? Che cos'era quello, Ari? Vabbè, andiamo back, va. Che brutta cosa che ho visto. Ci prendiamo questo e questo. E tippiamo top lane. Sarebbe anche un piccolo problema di dive. Ma
Ma no, grazie. Noi non ci facciamo daivare. Thank you. Perfetto, non ci siamo fatti daivare. E abbiamo fatto praticamente double kill. Aspetta però. Ah, via prima. Possiamo pushare anche questa wave. Se no non andava sotto torre. Ancora 5 secondi a Poppy. Chiediamo le scarpe. Direi. Sì, mi servono le scarpe. Queste qua. Poi magari il prossimo back. Ci facciamo alla. L'idrafamerica. Che manca pure poco. Quindi. Ci fa dipende? Sì. Xerath, cazzo. Io devo andare a top però. Lì stanno facendo un po' un macello. Ma io non posso lasciare la torre a free. Furia nemica. No? No. Ok. Copritelo. Coprite il soldato Ryan. Dai, dai, che dai, è morta. Ah, fanculo. Ah, dai, è morta. Facciamo? Oh, vai. Dai, prendiamo la torre bot. Sì, c'ha ragione. Vai, abbiamo red e blu, ci prendiamo sta torre così non rompono più il cazzo. Oh, vai. Oh, perfetto. Andiamo back. Purtroppo Poppy ha preso la torre. Vabbè. Almeno io ho fatto qualcosa. Sulla mappa, lei non ha fatto niente. Jarvan sta stillando la mia farm. È ok. Ma è per un cazzo che massacro. Prossima volta. Ari sta 1-3 però fa dei danni pure. Fa dei bei danni. Potremmo prendere la torre mid volendo. Io pusho qui. Ah. Lì succede un macello. Questo che mi vuoi dire. Vabbè, non importa, il drago d'acqua, fanculo. Però. Però non morite. Va bene così. Però dobbiamo andare top adesso. Penso che lui riesca da solo a fare la torre mid. Stiamo facendo belle cose. È ok. Camille post nerf? È buona comunque. Contro Poppy poi. Siamo.
Stiamo giocando abbastanza bene. La scortesia va sradicata. 5-0-3 siamo, dai, non è male. Alla fine hanno nerfato cose giuste. Era un nerf giustissimo, quindi è ok. Anche se prima, quando c'avevi eri full build, mi pare, Camille faceva 7-7-7 di danno puro. E quindi era gustoso, perché la gang non si infama. 7-7-7. Triplo 7 nel cuore. Boom. Possiamo andare a vedere. C'è la pianta? Non c'è la pianta. Passerà qualcuno di qua? Ok, non ha messo la tra. Che cazzo? Ma che vai facendo? Io non volevo andare di là. Non ci sto capendo un cazzo. Dai, Xerath può fare buone cose qui. Non ci stavo capendo assolutamente niente. Dai, insorto un ulti. Bella, bella, bella. Dai, dai, dai. Perfetto, perfetto. Ok, un attimo, davvero non so neanche chi cazzo ho ultato. Non ho riconosciuto il champion proprio. Mi era sembrato Ari un attimo, però boh. Non lo so chi cazzo era. Allora, facciamo uno Sterak. Purtroppo ho dato uno shutdown, però abbiamo fatto ace, quindi abbiamo fatto 5-3. Corri, 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 corri. Corri Camille, corri Camille. Corri cavallo. Ah, ci va Xerath. Vabbè. Sì, si scappa tantissimo. Ah, però ha pushato per modo di dire. Cioè, Poppy botlane. Dovrei andare anche io. Ora andiamo. Però prima vorrei prendere la torre. Dovrei riuscirci tranquillamente. Andiamo. Si è ingaggiato. Ah. Ah, ho sbagliato! Ah. Ma ero rimasto solo io poi. Ma poi mi dicono: please, don't ping Poppy. XD. Mi hanno pingato di focussare Poppy. Dai. Sapevo che non era la cosa giusta, però mi deconcentri, cazzo. Poi ho dovuto focussarla per forza perché mi è venuta addosso. Ma quella è un'altra storia. Beh, comunque abbiamo preso anche la torre top durante sta cosa. Allora. Ci prendiamo questo, va. E ne mettiamo uno al Baron adesso. Poi andiamo a bot. Quando mettete queste ward al Baron, mettetele sempre qua dietro, che tipo non si vedono quasi. In questo punto qua, più o meno. Ecco, vedi che sta dietro al Baron? Sta proprio dietro. Devi spostare la visuale per vederla. Chi hanno piccato? Caitlyn? Ah. Bene, allora inferno è il nostro. Provettiamo bot, vediamo se ci sono ward.
Togliamo. Ma che cazzo? Ma l'avrei dovuto ultare. Ma non ci manca Xerath. Dai, che tanto loro non possono farlo. Ok, Gian è fuori dai giochi. Questo dove va? Dove va? Dove vai? Dove vai? Voglio sapere. E questa? Perfetto. Triple kill. Baron, facciamo il Baron. Guarda come pusha. Baron, dai. Veloci. Fast. Vabbè, tanto abbiamo Karma che scuda tutti. Abbiamo 689 di true damage. È uno smite quasi. Ok, dai. Tanto l'inhibitor non potevamo prendere. A questo punto è meglio il Baron. Allora, facciamo la visage dopo, perché hanno un sacco di danno magico. Cioè, Ari ha un sacco di danno magico e se mi prende mi one shotta, quindi non mi piace questa cosa. Non è vero che hanno un sacco di danno magico. C'hanno danno magico di Hecarim, di Janna, quel poco che fa. Però, comunque, meglio avere qualcosa. E poi ci aumenta anche le cure la visage, quindi... Tutti fanno la titanica su Camille, però a me piace più la l'idra famelica. Quello è ingaggiato di nuovo? Sì, ma è ingaggiato di merda. Vabbè. Dove stanno andando loro? Da me forse? Ma io ho il Baron, mate. Cioè, ciao proprio. Aspetta, ci prendiamo questo. Ok, hanno piccato Ari, perfetto. Allora possiamo andare mid. No, io vado bot. Vai, Caitlyn è bot, andiamo mid. Facciamo pusha, cazzo, abbiamo Xerath. Ci avevamo... No, ho sbagliato. Sono da solo. Ah, pensavo... Ah, è morto, cazzo. Non riesco a fare niente con questa ulti. Con le ulti di Jarva non riuscivo a fare niente. End. Possiamo finirla. No, ho sbagliato! Beh, non importa. Ho Magic Resist apposta. Ah! Va bene. Abbiamo giocato bene. Boom. Se no anche resi. Doppia esplosione, vai. E vediamo quanti punti abbiamo preso. Siamo platino 5-0 LP. Mi ha preso una chiave, quindi spacchettamento per voi. E vediamo 18 punti, che schifezza. Holy shit, 18 punti è veramente schifo. Che MMR del cazzo.
Vediamo un po'. Spacchettamento. Vai. Apriamoci una cassettina. Nidalee impavida. Wow, un gioco Nidalee, però sta skin è carina. Vabbè ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e fatemi sapere cosa ne pensate sull'autismo regresso. Ciao a tutti. Ferma registrazione. No, no, forse avvia tra...